Si chiude con un risultato di tutto rispetto la presenza di tanta gente, in particolare nella giornata di domenica, l'edizione 2022 del cosiddetto evento del biologico, iniziativa targata Associazione Pignoletto Rosso, che ha visto la comunità di Banchette perno di un evento davvero riuscito ed apprezzato. Tantissimi gli espositori che hanno trovato posto per le vie della città, ubicati in una zona a loro destinata, dove il pubblico ha potuto trascorrere una giornata allegra e piacevole, grazie anche a una condizione meteo decisamente favorevole. Banchi dedicati all'artigianato, altre alla tradizione agricola legata appunto al mais e ai suoi derivati, altre ancora ogni varietà di cibo, frutta e verdura, senza dimenticare gli spazi dedicati invece alle associazioni, alle proloco del territorio e anche agli enti. La domenica è trascorsa davvero in un batter d'occhio. Oltre al divertimento e allegria regalati dal Jerken Volta, proposti dal gruppo storico degli Allodieri di Pornier, la mostra di quadri realizzati con pagliuzze d'oro e polvere di pietre macinati provenienti dal Torrente Orco, a cura di Giampiero e Francesco Ricciardi, la mostra fotografica su banchette e banchettesi del secolo scorso, curata da Maria Paola Capra, con la collaborazione dell'amministrazione comunale, nonché l'esposizione delle ultime opere dell'artista Sergio Gatta nella chiesa di San Giuseppe. Il tutto era stato poi anticipato sabato dall'apertura ufficiale dello spazio gastronomico e del concerto ospitato al Salone Emilio Pinchia, dal titolo Blues Acustica Guitar Soli, con protagonista il chitarrista Roberto Melabò, il tutto organizzato dall'amministrazione comunale.